29 maggio 1931. L'anarchico Michele Schirru viene fucilato per aver organizzato un piano per uccidere Mussolini. Il Tribunale Speciale ha comminato 4.896 condanne per un totale di 27.752 anni di carcere. Di queste condanne 42 erano a morte e ne sono state eseguite 31. Una di queste condanne a morte, una delle prime, riguardava un anarchico che veniva dall'America, Michele Schirru, che qui un attore adesso interpreterà. Michele Schirru venne in Italia per attentare a Mussolini, ma a un certo punto si arrese di fronte all'impossibilità di farlo. Stava per ripartire per l'America, fu catturato dalla polizia di Bocchini in piazza Venezia, fu portato al Tribunale Speciale e condannato. Prego. Attentare a Mussolini è attentare all'umanità. Quindi, questo Tribunale Speciale per la difesa dello Stato... Dello Stato fascista! Silenzio! Voi non avete diritto a parlare, siete un rinnegato. Un rinnegato è lei. Io ho tentato di liberare la mia patria da quel mezzo quintale di carne variata che è Mussolini. È un tiranno, è un rettile. Massacratore dei miei compagni, traditore di quei lavoratori che fino a qualche anno fa avevano tentato di... Per sconcertato attentato a Mussolini! Detenzione di esplosivi, appartenenza al partito anarchico. No! Il mio non è un partito, siamo dei libertari. Abbiamo sempre tentato, un libertario sempre tentato di trovare partiti sempre in tutti i tempi. Silenzio in aula! Condanna! Schirru Michele, nato a Padria, Sassari, il 19 ottobre 1899, a morte!